e inviterei subito gli amici del panel successivo in chiusura, che sono Gianmarco Carbonale di Roma Startup, Lorenzo Rosa, presidente di Wikimedia, Rosa Maglietto, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, e Matteo Panizio, ricordato vicepresidente di ASO. Allora, siamo un po' più equipato con la tabella di marcia, direi quindi uno sforzo di sintesi senza togliere nulla di questo importante che è l'animo di raccontarci. Quindi darei subito la parola a Gianmarco Carnovale, presidente di Roma Startup. Prima sono state richiamate le startup, uno dei soggetti che potrebbe oggettivamente ricevere una contrazione d'azione, quindi io subito la parola al Gianmarco, rappresentaci il tuo e il vostro punto di vista. Grazie Raffaele, grazie anche al signor Rodolfo, che ci ha fatto per la opportunità di rappresentare la nostra posizione, di ospitarci. Un punto di modernissima direzione, questa stessa Camera degli Deputati, quasi una decina di anni fa, su questo stesso tema, ospitava uno degli incontri che probabilmente abbiamo avuto il maggior successo di pubblico esterno nella storia della Camera dei Deputati, che era l'incontro con Lawrence Lessig. Lawrence Lessig fece sì che arrivarono diverse centinaia degli ospiti da fuori a sentire parlare di copyleft, no? Si ricordate questa parola che veniva raccontata una decina di anni fa, cioè il modo in cui si sarebbe dovuto alimentare il nostro copyright nel futuro proprio per consentire nuovi modelli di creazione di valore intorno ai contenuti. Ecco, mi rammarica constatare che una decina di anni dopo la lezione di Lessig sembra seconda, perché invece che parlare di come cercare di allentare il vincolo del copyright si sta qui a discutere su se e quanto invece restringere domani sul copyright. E proprio nelle stesse aule, quindi è diciamo, abbastanza triste la constatazione. Poi ancora una cosa, se trovo molto interessante stamattina con le cose visibili anche parziali, allora, in realtà non sono, non sono tutti gli editori a ritenere che si debba passare per un restringimento della policy sul format in Europa. In questo momento questo progetto di regolamentazione è all'attenzione dell'Europarlamento per un'azione molto forte che è stata fatta dagli editori tedeschi rappresentati dall'ex commissario Oettinger, che ne ha fatto diciamo, una propria bandiera nel cercare di fare questa politica nazionale proprio bacino elettorale. Quindi è importante che si conoscano per tutti lo scena perché siamo arrivati qui oggi. Dopodiché vi è un'altra cosa che è stata detta, non tra i parlamentari ma nella Commissione Europea e soprattutto da molti dirigenti, cioè dai funzionari pubblici della Commissione Europea, è viva una sorta di ossessione nei confronti di Google, che viene visto come il grande invasore, il nemico da contenere alzando palizzate, e le palizzate ovviamente sono le parlamentari. Ora, nel mondo dell'innovazione circola molto, probabilmente, l'innovazione circola un adagio che purtroppo è molto vero, che dice che gli americani innovano, gli asiatici copiano e gli europei lamentano. È un dato di fatto questo che fa accendere la luce su un problema di mentalità che vive in Europa, a dove si ritiene appunto di dover creare un set di regole quanto più complesso possibile, che ha un altro effetto che evitare che anche in Europa nascano imprese che abbiano la possibilità di conquistare il mondo così come avviene negli Stati Uniti. Quindi il problema qui non è alzare le palizzate per bloccare Google, il problema qui è che si fa di tutto per non avere le condizioni perché anche dall'Europa
mascherano le tumore e diventano dei campioni mondiali. E questo è il vero punto del vero modo, no? Quello della regolamentazione anticompetitiva, si sente continuamente anticompetitiva, che da una parte non fa altro, diciamo, proteggere interessi consolidati, vecchie economie, perché purtroppo la cultura di questo continente sulla creazione del lavoro, dei posti di lavoro, è quella di guardare tanto più sui piedi provvisori e tutelare il passato, che non è mai quella di prendere atto da come tutti i paesi dei sistemi economici davvero liberali abbiano la maggior parte dei posti di lavoro all'interno di nuove organizzazioni che hanno pochi amministrazioni. Allora, proprio perché agiamo? Cioè, guardando l'interesse dei consumatori, che è l'oggetto di questo incontro, dal punto di vista delle start-up, in questo caso non uccide chiaramente con quello dei consumatori. E le start-up che cosa sono? Sono dei tentativi di impresa, no? Sono delle nuove imprese che cercano di lavorare sull'esistente, migliorandolo attraverso la tecnologia, cercando di renderlo più efficace, più efficiente, per dare dei vantaggi tangibili ai consumatori e quindi conquistare il mercato. In realtà non sono altro che i consumatori, i clienti che si spostano laddove trovano condizioni migliorative. Allora, alzare delle barriere normative oggi in Europa significa semplicemente andare ulteriormente a dirigere gli schemi, a dirigere e a impedire che nuovi soggetti economici possano entrare sul mercato, sperimentare ed entrare sul mercato con dei modelli di business innovativi, con delle nuove forme di creazione di valore e superino, no? Un po' quello che oggi è un comparto in crisi, di superare i problemi di un comparto in crisi, creando nuovi modi per trasmettere contenuti, trasmettere informazioni verso i consumatori. Ora, secondo me questo è un approccio sbagliato a priori e dovrebbe essere dogmatico e far sì che anche questo continente diventi un sistema in cui è possibile in tutti i modi innovare senza che ci siamo lì. Però devo dire, non discutisco più di niente perché ultimamente si è sentito in discussione concetti chiave dell'economia digitale in cui viviamo, l'economia di internet, e ogni tanto riesce a fare qualcuno che può mettere in discussione la parte da parte. Stamattina ho sentito il commissario Lombardi di mettere in discussione il principio di modalità delle piattaforme della e-commerce, che è un perno fondante dell'economia digitale di questo continente. Non sarei più dove posso spaventare. Grazie. Grazie.